Buon pomeriggio a tutti, parto con alcune comunicazioni di servizio. In tantissimi avete richiesto la riapertura dei cimiteri, c'erano dei dubbi interpretativi sulle circolari che arrivano a raffica nei nostri uffici, ma la Regione ha fatto chiarezza, per cui da domani saranno riaperti tutti i 5 cimiteri di Pordenone, con un orario prolungato dalle 8.30 alle 19.30 per consentire di non avere ammassamenti. Ci saranno anche dei volontari della Protezione Civile all'interno dei cimiteri per evitare appunto comportamenti non in linea con quelle che sono le norme di sicurezza che sono ancora vigenti. Così come da lunedì riapriranno anche le casette dell'acqua. Durante il fine settimana funzionerà un servizio supplementare di IGEA. Ci siamo accorti che proprio in concomitanza delle feste si consuma di più e conseguentemente c'era un piccolo, non un'emergenza, ma un piccolo problema per il riempimento dei cassonetti. Conseguentemente vogliamo evitare che ci siano difficoltà e abbiamo garantito, assicurato durante questo weekend, un servizio aggiuntivo per assicurare pulizia e decoro alla città. Continua l'apertura dei cantieri, vi abbiamo dato notizia nei giorni scorsi di tanti cantieri che sono stati riavviati, adesso partirà lunedì quello di Viale Marconi, da oggi è partito anche il cantiere dell'ex biblioteca di Piazza della Motta, quindi un progetto importante di riqualificazione del salotto, della parte più bella e più nobile della nostra città. Così come in questi giorni partirà la riqualificazione della rotonda all'altezza del supermercato Aldi sulla Pontebbana, quindi all'altezza della Savio. È un'iniziativa privata che era però bloccata, non era molto decorosa, grazie a Dio adesso possiamo ripartire. Così come ripartirà tra maggio e giugno il lavoro di sistemazione della rotonda di ingresso di Villa Libertà e la porta d'accesso alla nostra città la vogliamo bella, la vogliamo che sia il biglietto da visita della nostra città. Abbiamo riqualificato interamente Via Libertà, era davvero non accettabile che ci fosse una rotonda in precario. Grazie alla Regione che ha accolto la nostra richiesta, partiranno anche quei lavori. Infine volevo dirvi che ci stiamo preoccupando, oggi ho avuto un incontro col consigliere Basso che è in contatto con l'assessore Rosolen, i nostri uffici sono pronti a far ripartire i punti verdi, ci stiamo preoccupando dei nostri bambini, delle famiglie che dovranno continuare a lavorare, devono avere un posto sicuro in cui portarli, ma anche del diritto ai nostri figli a socializzare, a stare insieme. Non abbiamo notizie da parte del governo su disposizioni particolari, come dovranno essere attuati, se potranno essere attuati, con quale prescrizioni. Però noi ci stiamo attrezzando in modo tale che quando usciranno delle indicazioni precise potervi dare la possibilità di dare un po' di respiro, un po' di sollievo ai nostri figli. Ci aggiorniamo domani, un abbraccio a tutti.